Buonasera a tutti, eccoci tornati a un nuovo appuntamento con Stop ai non addetti. Questa sera abbiamo ospite graditissimo Lucio Bernardini, giocatore professionista importante, che ringrazio e saluto per la partecipazione. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco Lucio, ascolta, come faccio con tutti gli ospiti, ti chiedo cortesemente di presentarti per quello che è stata la tua carriera di giocatore e le attività che stai facendo adesso nello sport o meno. Sono Lucio Bernardini, sono nato a Città di Castello nel 1960 e ho giocato per diversi anni nei professionisti. Ho esordito in Serie A a 20 anni con il Perugia, poi ho avuto esperienze a Cagliari dove sono stato il capitano e dove ho giocato per 5 anni, ad Ascoli. Queste sono state le tre società diciamo più altisonanti, nel senso che hanno partecipato al campionato di Serie A e Serie B. In queste società ho vinto tre campionati e poi ho avuto esperienze, ho iniziato a giocare qui, la squadra dilettante di Trestina, poi passando a Città di Castello in Serie D. E poi ho fatto tre campionati di Serie C1 con Spal, Rondinella, Firenze, Jesi e due campionati di C2 con il Baracca Lugo. Quindi diciamo, grosso modo, ho fatto una ventina di anni a livello professionistico. Ecco, ora nel calcio, Lucio, fai qualcosa ancora, diciamo così, oppure ti dedichi ad altro? No, attualmente nel calcio non faccio poco e niente, nel senso mi diverto a giocare a calcetto quando mi invitano gli amici e seguo qualche partita saltuariamente, non in maniera costante, a livello giovanile di prime squadre, ma non ho un impegno ufficiale, diciamo, dell'attività calcistica. Ecco. Lavoro per conto proprio, un'attività commerciale di auto, officine, eccetera, assistenza, assieme a mio fratello, a mio figlio e compagnia. Ecco, Lucio, ti volevo chiedere, tu a Cagliari sei stato protagonista di diversi episodi importanti perché hai vinto, cioè praticamente avete fatto due campionati vinti a fila dalla C alla Serie A, dove tu avevi un giovane Claudio Ranieri come allenatore. Che cosa ci puoi dire di lui all'epoca e come l'hai visto trasformato negli anni, se secondo te è cambiato oppure se invece è rimasto, diciamo, quello degli esordi dal punto di vista umano? Sì, a Cagliari, sì, come ti dicevo prima, io ho giocato 5 anni. Nei primi anni dove sono arrivato, siamo a Serie B, poi abbiamo avuto un periodo un po' critico a livello societario, abbiamo rischiato, non dico il fallimento, ma comunque la società era lì per portare i libri in tribunale per dichiarare un fallimento. Poi siamo riusciti, grazie a un gruppo di imprenditori che si è fatto carico della situazione assieme a Gigi Riva, che ha messo, come dire, la garanzia ufficiale nei pressi nei confronti della Lega, della Federazione. E grazie a due partite di Coppa Italia, una contro la Juventus di Platini e una contro il Napoli di Maradona, la Juventus di Platini abbiamo affrontato nei quarti di finale di Coppa Italia e l'abbiamo eliminata. Quindi il Napoli Maradona l'anno dello scudetto, siamo usciti in semifinale, però con queste due partite diciamo che la società è riuscita ad avere un incasso importante, riuscire a sistemare gran parte dei problemi che c'erano a livello economico, eccetera. L'anno dopo siamo ripartiti con questo gruppo dirigenti, perché nel gruppo dirigenti c'era anche la famiglia Orru, che poi si fece carico di ricominciare il campionato successivo, alla cui guida venne chiamato Claudio Ranieri, che era, diciamo, la prima esperienza di forse la seconda o terza, perché aveva allenato già nel Vigor Lamezia in quarta serie e nella Puttuelana in Serie C, squadra con cui affrontammo, e evidentemente la società rimase colpita dal lavoro fatto di quella squadra, e l'anno dopo venne Claudio Ranieri a Cagliari.
era chiaramente un giovane allenatore, perché credo che aveva 37 anni, se non sbaglio. E chiaramente per lui la prima esperienza era una società importante come Cagliari, una società che aveva vinto anche lo scudetto, quindi in cui l'ambiente però era un ambiente a misura d'uomo, nel senso che per un'esperienza del genere non è un ambiente che ti aiuta, perché i tifosi sono vicini, però alla fine ti fanno anche lavorare, non c'è pressione proprio particolare. Comunque il mister si presentò subito come una persona molto coerente, molto determinata, e molto ambiziosa, con idee chiare in testa, e riuscì a creare un'armonia con un gruppo di lavoro che poi, oltre gli allenatori, i preparatori, eravamo noi giocatori, quindi c'è stata un'importante unione da questo punto di vista. Siamo riusciti a raggiungere risultati probabilmente all'inizio inesperati, però durante l'andare del campionato, giornata per giornata prendevamo sempre più, come dire, consapevolezza delle nostre possibilità, delle nostre qualità, e il mister ci ripeteva continuamente che dovevamo sempre bussare alla porta per vedere chi c'era dall'altra parte, e poi se erano più bravi l'avremmo applauditi, però dovevano dimostrarlo sul campo, e questo è stato sempre il suo insegnamento, cioè al di là delle parole, delle chiacchiere fuori campo, quello che era fondamentale era quello che uno faceva in campo, al di là dei nomi, al di là delle situazioni eccetera. Quindi questo per noi è stato un insegnamento importante, che credo che poi non l'abbia mai abbandonato, nel senso che anche nella sua carriera questa schiettezza, questa tenere sempre i piedi per terra, sempre comunque far parlare il campo, sia stata una sua sempre cartina di tornasole per le varie situazioni. Quindi ecco, da quel punto di vista non credo sia cambiato molto. Ecco, tra l'altro, è cambiato perché ha avuto delle esperienze importantissime, ha allenato in tutta Europa, quindi la sua, come dire, la sua curiosità che aveva da giovane allenatore l'ha sempre portato con sé, quindi la voglia di aggiornarsi, di migliorarsi, che poi ci trasmetteva a noi come comunicazioni, e credo che l'abbia sempre avuta per se stesso, con tutte le squadre che ha allenato, e questo penso che sia la sua forza. Ecco, Lucio, lui tra l'altro ha compiuto anche un miracolo, perché insomma lo scudetto con l'Leicester in Inghilterra, penso che insomma non so quando si potrà riverificare una cosa di questo genere, ecco, penso che sia un fatto veramente storico, non solo per lui ma anche proprio per il calcio inglese. Beh, sicuramente sicuramente è una cosa che non penso non si ripeterà mai, anche se mai non si può mai dire, ma credo che quell'esperienza sia stata molto, come dire, una sorella gemella di quello che aveva vissuto a Cagliari. Infatti molte volte l'ha ripetuto questo fatto, da niente quasi, da un gruppo di ragazzi, da un ambiente comunque con la voglia di emergere, di affermarsi, e noi siamo riusciti a vincere due campionati, quindi ci siamo arrivati in Serie A. E il mister, con la stessa filosofia, credo che abbia creato un ambiente fondamentale fra tifosi, società, squadra, allenatore, che ha permesso questo risultato straordinario, che è stata una favola del calcio, praticamente un po' quello che dire, quei valori che molte volte non li rivedo nel calcio di oggi. Quindi credo che questa sia stata la sua fondamentale motivazione per riuscire a raggiungere questi risultati. Dopo, chiaramente, al di là delle capacità tecniche, tattiche, sia dell'allenatore che di giocatori, perché poi senza qualità non è che si possa andare tanto lontano, voglio dire. Certo. Ascolta, ti volevo chiedere, visto che tu sei stato proprio una bandiera del Cagliari, mi incuriosisce molto il personaggio Gigi Riva, cioè chiaramente il giocatore lo si conosce, quello che ha fatto. Ti voglio chiedere qual è
com'è la persona, com'è anche il suo attaccamento, diciamo, a quello che è proprio la Sardegna. Tra l'altro che lui sardo non è. No, lui arrivò molto giovane a Cagliari. E, beh, credo che Gigi Riva, al di là della persona che viene descritta chiaramente come giocatore, chiaramente è stato uno dei massimi esponenti del calcio mondiale, se vogliamo, no? E come persona, al di là che è una persona molto riservata, molto coerente, molto attaccata a certi valori. Per capire il personaggio di Gigi Riva ti posso raccontare una storia che ho avuto personalmente con lui, che credo fotografi un po' la sua persona, almeno per quanto mi riguarda è stata un momento fondamentale, voglio dire. E sostanzialmente in quel momento Gigi Riva era il presidente del Cagliari, come ti dicevo prima, con questo gruppo di imprenditori. E io, quando è stato, diciamo, verso ottobre, novembre, così, mi hanno comunicato che mio padre aveva un grosso problema di salute, aveva un tumore, quindi chiaramente in famiglia, siccome c'era un'attività già iniziata dal dopoguerra da mio nonno, portata avanti da mio padre a livello artigianale, come ti dicevo. E a lavorare c'era mio fratello, mia moglie, mia mamma, insomma, sostanzialmente che tiravano le file. Quindi io ho chiesto, sono andato da Gigi Riva al presidente, ho detto: scusa Gigi, io attraverso questo problema, ho questo problema a casa, io ho bisogno che tu mi mandate a giocare vicino a casa per vedere se riesco, cioè, a dare una mano alla famiglia per andare avanti, magari riesco a legare le due cose. E quindi mandatemi a giocare vicino, che so, a Perugia o insomma nei dintorni, che io possa comunque riuscire a essere vicino. E lui ci pensò un attimo e poi si consultò con Giagnoni, che in quel momento era l'allenatore, Gustavo Giagnoni, che è stata un'altra grande persona, e mi disse proprio queste parole: Lucio, da qui no, tu non vai da nessuna parte. Ma come non vado da sua parte? Gli ho detto: guarda, io non è che voglio andare via perché sto male a Cagliari, perché io sto benissimo a Cagliari e non potrei chiedere di più, nel senso che ho questa problematica, eccetera. Ho detto: no, tu non vai da sua parte, facciamo così. Ho detto: tu ti alleni tutta la settimana a Città di Castello. Poi quando è il giovedì e venerdì raggiungi la squadra, sia che giochiamo a Cagliari oppure nella penisola, nei vari stadi, e gli ho detto: beh, se per te va bene, per voi va bene, facciamo così. E ti devo dire che facevamo la Serie B, quindi non è che facciamo la prima categoria. Infatti. Io durante la settimana allenavo, poi raggiungevo la squadra il giovedì e il venerdì, e devo dire che io ho sempre giocato da titolare tutte le partite, ho fatto 38 partite su 38, nel senso che non mi ha fatto mancare minimamente la fiducia nella persona, e questo mi ha dato il valore di Gigi Riva, sicuramente una persona che se gli parli schiettamente, se lo rispetti in maniera che lui ti fa sentire importante, ti dà come dire, quella considerazione che poi nel calcio a livello umano fa sempre la differenza. Quindi questo credo che sia un po' Gigi Riva. Beh, allora diciamo questo, che l'episodio che mi hai raccontato è veramente notevole, diciamo, anche perché come hai tenuto a sottolineare, giocavate in B, non è che facevate la promozione. Ecco. Sì. Poi hai parlato anche di un altro personaggio che era Gustavo Giagnoni, che da quello che so, parliamo anche in questo caso di una grande persona, da quello che so. Sì. A livello umano, un'altra persona molto, un signore di animo e di spirito, nel senso di quelle persone che vedi che ti vogliono bene, nel senso, al di là degli interessi personali, ok, ti fanno sentire una persona importante, al di là del giocatore. Quindi credo che anche lui al primo posto abbia messo sempre l'uomo, e penso che l'uomo fa sempre la differenza.
Hai detto delle parole sante. Ascolta, ti volevo chiedere, Lucio, tu praticamente poi la Serie A l'hai frequentata, non è per essere nostalgici, ma la migliore forse Serie A di sempre, fine anni 80, inizio 90, diciamo così. Ecco, ti voglio chiedere questo, dopo tu sei andato ad Ascoli, se non sbaglio, Sì. e penso che in quel caso avrai conosciuto anche il presidente Rosi, no? Quindi un'altra persona. Ci puoi parlare anche di lui, perché anche lui è stato un personaggio che nel calcio, insomma, ha lasciato un segno, ecco. Sì, sicuramente ho conosciuto e frequentato e quindi vissuto in prima persona con personaggi che hanno fatto la storia del calcio di quegli anni, un calcio forse un po' più romantico, meno industriale, meno economico, se vogliamo. E fra questi certamente Costantino Rozzi era un personaggio molto folcloristico, così all'aspetto esterno, ma molto concreto nelle sue cose. Era un presidente che magari si vedeva poco durante la settimana perché era impegnatissimo nelle sue attività, perché aveva un'azienda grandissima da mandare avanti, quindi lui era sempre in prima persona, però lo vedi sempre come una persona sempre pronta a combattere, sempre pronta, come dire, a mettersi in discussione e anche simpatica nelle sue cose, anche se poi Ascoli, sì, è vero che ho vinto un campionato anche lì, dalla Serie B a Serie A, e poi l'anno successivo a Serie A l'ho solo vissuta parzialmente, perché, vabbè, come Costantino era così genuino, io mi avevano così ceduto al Cosenza, che c'era Eddie Reia che mi voleva a tutti i costi come allenatore, poi io per motivi personali rifiutai un trasferimento e lì mi disse: guarda che non ti faccio più giocare. Certo. Dopo da quell'episodio, però in quel momento mi sentivo questa cosa a livello personale, forse avevo sbagliato, perché magari qualche anno in più l'avrei giocato a livello un po' più alto, però va bene, guarda. Ma Lucio, che cosa mi puoi dire della Serie A di quegli anni, però? Cioè, è vero, come si diceva all'epoca, che era il campionato più bello del mondo. Sicuramente a livello di giocatori, i giocatori più forti venivano in Italia. Su questo stranieri non ci sono dubbi. Però è una leggenda metropolitana questa, oppure secondo te era veramente così? No, beh, io adesso la Serie A chiaramente personalmente l'ho vissuta anche un po' parzialmente, perché come dicevo ho debuttato a Perugia che avevo 20 anni, nel 1980, e poi il secondo campionato l'ho giocato ad Ascoli quando avevo 32 anni in Serie A, e quindi sì, l'ho vissuta un po' di rimbalzo, però sicuramente lo spirito di quegli anni rispetto a quello di oggi era chiaramente un po' diverso. Era diverso un po' tutto il mondo, nel senso che ancora non c'era neanche, faccio per dire, preparatori o palestra che attualmente magari vengono, come dire, sono state prese in considerazioni a livello, anche il preparatore stesso, sulle grandi squadre magari c'era, ma sulle squadre un pochino più provinciali forse neanche, quindi era un calcio più genuino, un po' più artigianale, diciamo, meno studiato. Però c'erano dei campioni, perché cioè, giocatori come Platini, Van Basten, Maradona, Careca, adesso per citare i più importanti, ma anche giocatori italiani, io per esempio ho imparato tantissimo da Mimmo Caso, che era un centrocampista con intelligenza tattica sicuramente fra i numeri uno. Però rubavi, o perlomeno per me mi è capitato così, di rubare il mestiere da questi giocatori così importanti, che a livello tecnico, tattico, di malizia, durante la settimana, che cercavi sempre di rubare quello che loro in campo facevano. Però sicuramente è stata un'esperienza molto bella, cioè, da parte mia. Io sono partito da
un paesino di 200 persone, quindi giocavo nei piazzali dietro casa, dove capitava, insomma, quindi essere riuscito a, come dire, a confrontarsi con questi giocatori che hanno fatto la storia del calcio, credo che sia, me la ricorderò sempre, insomma, voglio dire. Ecco, Lucio, ti volevo chiedere questo. Come vivi il calcio di oggi? Cioè, nel senso, lo guardi, lo segui, che cosa ne pensi? Perché, cioè, chiaramente il tuo è un osservatorio privilegiato. Ecco, poi ripeto, non so in che maniera lo segui, però mi farebbe piacere sapere il calcio italiano specialmente, come lo vedi? Allora, come lo vedo? Lo vedo il calcio italiano sempre un calcio di riferimento perché a livello di tattica, di tecnica, così c'è uno studio dietro, c'è sempre aggiornamenti, quindi sono allenatori molto capaci, giocatori penso altrettanto bravi, quindi è un calcio un po', come dire, un po' più distante rispetto a quello che erano. Che ho vissuto io, voglio dire, quindi oggi è molto più industriale, molto più commerciale, ma per ovvi motivi la vita cambia, quindi chiaramente ci sono fattori nuovi, social, Sky, cioè, che ti fanno vivere proprio, se uno vuole, momento per momento tutte le cose, che una volta chiaramente tutte queste cose non c'erano. Ma quello che io vado a vedere le partite, qualche volta le vedo in televisione, ma quello che, al di là del gesto tecnico che magari apprezzi perché c'è una giocata importante, quello che cerco di, come dire, di captare, quello che mi viene trasmesso da chi è in campo, dalla squadra, dal giocatore, cioè nel senso di l'emozione oppure il messaggio che ti può mandare con il loro comportamento. Questo è quello che vado a, come dire, vado a cercare. Quindi c'è molte volte che questi messaggi non ci sono, nel senso che vedi delle partite un po' spente, molto tattiche, molto che, per dire, a differenza del calcio inglese, che è un calcio molto più spinto, molto più libero da questo punto di vista, no? Quindi vedi, ti trasmette più emozioni, no? Ti trasmette più il gusto di vedere delle partite. Proprio sti giorni, proprio guardando i mondiali, guardavo l'atteggiamento di Messi, per esempio, no? E che rispetto a qualche anno fa o pochi mesi fa, sembrava un giocatore finito, nel senso dopo che è andato al Paris Saint-Germain, e invece in questo campionato, ma credo che la differenza sia proprio l'atteggiamento, cioè lo vedevi giocare nel Barcellona le ultime volte, trotterellava, cioè, non rincorreva nessuno, cioè, lo vedi giocare adesso, combatte, lotta, rientra. Prima di perdere una palla, cioè, voglio dire, è determinato e lo vedi col sorriso negli occhi e nello spirito. È quello che secondo me il calciatore dovrebbe trasmettere tutte le volte che va in campo, perché comunque allo spettatore, nel senso chi va a vedere, io vorrei vedere quello spirito, nel senso magari vedi Ronaldo che va via piangendo, dici, ma porca, ma questo piange anche, vabbè, è stato eliminato, ma piangi perché? Perché magari o non hai fatto tutto quello che volevi fare, cioè, esci magari con ecco, due aspetti dei due grandi campioni, che ecco, Maradona, ecco, lo spirito secondo me dovrebbe essere quello lì, giocatore che dà tutto, che combatte, lotta per trasmettere anche alla gente certi messaggi. E vedi Ronaldo invece totalmente diverso. Allora i risultati vengono anche perché probabilmente questo spirito fa la differenza, perché i campioni sono campioni, non è che Ronaldo è più scarso di quell'altro o altri campioni. Però poi a parità di livello, di qualità, chi fa la differenza, secondo me, è proprio questo spirito che ognuno di noi può avere o non avere in determinate situazioni, in determinate circostanze. Secondo me la differenza del calcio molte volte è questo qua. Beh, guarda, ti devo dire che hai detto delle cose bellissime. Hai parlato in questa nostra intervista, Lucio, che sta volgendo al termine, di emozioni, di statura delle persone, di valori umani e insomma, sarà anche retorica, sarà, però
Però sono tutte cose che oggi siamo sempre a citare poco. Ecco. Ascolta, velocissimamente ti chiedo un pronostico per la finale, anche se è una domanda banale. Con questo spirito, per me vince l'Argentina. Lo Con questo spirito vince spirito che ho l'Argentina. visto di squadra, la voglia di giocare, eccetera. Chiaramente è una partita molto equilibrata, perché anche dall'altra parte non è che ci siano giocatori Certo, tanto certo. male. Però mi sembra che da questo punto di vista forse l'Argentina abbia qualcosa in più. Poi dopo calcio, un episodio può cambiare tutto, quindi. Certo. Però penso un po' così. Tra l'altro, guarda, io ti dico personalmente, per quanto può interessare ai telespettatori, il mio giocatore di riferimento è sempre stato Griezmann, che io reputo un giocatore completo. Perché Griezmann fa gol, anche se non ne fa tantissimi, fa fare gol, difende, attacca, imposta, però chiaramente tu stai parlando di, stiamo parlando di giganti, ecco, perché Sì. Messi, questi giocatori qua, quindi. Senti Lucio, io sono molto contento di averti avuto una trasmissione Gli ho e fatto sono tribolare un molto, po' per i collegamenti, ma ma sì, vabbè, ma non è certo colpa tua, perché hai detto delle cose bellissime parlando, come ti ho detto, di persone, di valori e di messaggi da trasmettere. Ti ringrazio veramente tanto della partecipazione, ti auguro il meglio per tutte le cose della tua vita, ti abbraccio e ti chiedo di salutare i nostri telespettatori. grazie, grazie per l'invito, è stato un piacere far parte di questa trasmissione. Spero che le poche cose possano essere di aiuto ai giovani magari che ci possano sentire, perché penso che siano cose importanti. E vi abbraccio anche a voi e buon Natale a tutti quanti. Grazie Lucio e a presto, arrivederci alla prossima settimana con i nostri telespettatori. Ok, Ciao. grazie a tutti, ciao ciao ciao.